Ciao e bentornato sul mio canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti sia su YouTube che su Telegram. Suonare subito l'ukulele. Passiamo all'argomento di oggi: gli accordi maggiori principali che si possono fare su ukulele. In questo video, ve lo dico sempre, sto utilizzando un ukulele tenore, ma attenzione, se avete un ukulele concerto oppure un ukulele soprano, è la stessa identica cosa, in quanto l'accordatura è la medesima, l'abbiamo già trattato in altri video. Partiamo subito dal primo accordo, Do maggiore. Do maggiore presenta questa formazione: prima corda, terzo tasto con anulare, seconda corda vuota, terza corda vuota, quarta corda vuota. Facile, no? Ok, dopo il Do abbiamo il Re, quindi Re maggiore. Allora, il Re maggiore è fatto in questo modo. Quindi abbiamo prima corda vuota, seconda corda, secondo tasto con il dito mignolo, terza corda, secondo tasto con anulare, quarta corda, secondo tasto, dito medio. Possiamo anche farlo così, invece di partire col mignolo, partiamo con l'anulare. Quindi anulare sulla seconda corda, medio sulla terza, indice sulla quarta. Ok, Do, Re, Mi, quindi Mi maggiore. Eccolo qua il nostro Mi maggiore. Possiamo farlo così, quindi sostanzialmente, come abbiamo fatto prima il Re maggiore, spostiamo su tutto di due tasti. Io chiaramente, anche con i miei allievi, ci tengo a precisare, quando dico saliamo di un tasto, di due, intendo salire di nota, ok? Quindi è chiaro che per qualcuno far così significa scendere magari, ok? Lo intendo proprio come nota, per quello che dico così. Quindi torniamo al nostro Mi maggiore. Allora abbiamo l'indice, secondo tasto, prima corda, mignolo, quarto tasto, seconda corda, anulare, quarto tasto, terza corda, dito medio, quarta corda, quarto tasto. Ok, si può fare così. Ok, poi ci sono altri modi, io vi faccio vedere le diteggiature, secondo me anche un po' più comode. Ok, poi abbiamo il Fa maggiore, bellissimo, che lo amerete perché è molto semplice come il Do. Quindi abbiamo prima corda vuota, seconda corda, primo tasto con il dito indice, terza corda vuota e con il dito medio, quarta corda, secondo tasto. Ok, dopo abbiamo il Sol maggiore. L'abbiamo già visto in alcune challenge, in alcune sfide. Quindi, prima corda, secondo tasto con il medio. Seconda corda, terzo tasto con anulare. Dito indice, terza corda, secondo tasto. La quarta corda è vuota. Ok? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Quindi abbiamo il La maggiore. Eccolo qua, bellissimo. Allora, La maggiore è simile al Fa, Ok? Utilizzo le stesse dita, però prima e seconda corda vuote. Terza corda, primo tasto con il dito indice. Quarta corda, secondo tasto, dito medio. La maggiore. Ora abbiamo l'ultimo accordo che è il Si maggiore. Allora, il Si maggiore si può fare in vari modi. Io in questo video ve lo propongo così, cioè come se fosse un La maggiore, mi scambio l'indice e il medio e salgo di due tasti. Ok, praticamente in questa diteggiatura sto facendo che la prima e la seconda corda fa l'indice, quindi il nostro dito 1, un barré, prima e seconda, ok? Aggiungo il dito medio alla terza corda, terzo tasto, e si va a concludere con anulare, quarta corda, quarto tasto. Ok? Quindi Do, fatto, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e torniamo all'ultimo Do. Il consiglio che vi posso dare nello studio degli accordi è quello di avere molta pazienza e cambiare gli accordi in modo molto preciso, soprattutto in fase di studio. Poi chiaramente quando si suonano delle canzoni si può andare anche in velocità e non è un problema. Tuttavia in fase di studio è bello far sì che le dita atterrino nello stesso momento sulla tastiera, col metodo che io simpaticamente ho chiamato bradipo, contemporaneamente. Tipo, se devo fare un Fa maggiore non farò tac tac, ma
insieme. Se vado al Sol maggiore, cerco di andare insieme. È un lavoro che si fa nel tempo, non dovete avere fretta, non è una cosa che esce in 5 minuti, è una cosa che esce in settimane, mesi di lavoro, ok? Se devo andare a Mi maggiore, una volta che l'avete imparato e sappiamo che questo, non farò così, ok? Ma cercherò di atterrare, vedete, contemporaneamente, ok? Quindi mi raccomando, armatevi di pazienza, che è uno dei grandi strumenti che abbiamo a disposizione. Siamo arrivati alla fine di questo video, condividi, parlane con amici, se hai bisogno privatamente, quindi lezioni in presenza o lezioni online, contattami in privato e vedremo cosa possiamo fare insieme. Buona musica, alla prossima da Marco Filippini, ciao!